Ah, così? Va bene. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio nuovo Let's Play di Pokémon... ve lo lascio ancora in sospeso? Sì? Allora, creiamo il nostro personaggio. Quale aspetto hai? Sì, direi lo standard. Come mi chiamo? Direi il solito, no? Eh sì, eccomi qua, su Pokémon Violetto e... Come po... No, questa non la sapevo, posso... No, davvero? Ok, direi che così può andare. Mamma mia, all'aspetto ci sono 1,5 miliardi di cose. Solo per dirvi, sono qui da già 15 minuti, muoviamoci. Va benissimo, vai! Ok. Tutto pronto. La comparsa della scrittura salvataggio in corso significa... Oh, lo so. Accademia Uva. Coltivare il talento individuale per creare un futuro rigoglioso. È arrivato il momento di entrare nel mondo dei Pokémon. Mi presento, io sono Clavel, il preside dell'Accademia Uva. Paldea è una regione ricca di natura e di terre rigogliose. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Queste creature avvolte nel mistero si possono trovare ovunque in grande numero. I Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nelle nostre città. Noi viviamo in armonia con i Pokémon, aiutandoci a vicenda come meglio possiamo. E l'Accademia Uva è qui per insegnarle tutto ciò che ha bisogno di sapere su queste creature. Persone provenienti da ogni regione si riuniscono in questo istituto per imparare fianco a fianco. Ed è qui che gli allenatori si esercitano, lottando e crescendo assieme ai loro Pokémon. Tauros! I nostri corsi sono appositamente creati per sviluppare il potenziale dei nostri alunni. Si unisca a noi per trovare nuovi amici, conoscere nuovi Pokémon e scoprire un nuovo lato di sé. Spero vivamente di averla presto qui tra noi, all'Accademia Uva. Pokémon Violetto!
Possiamo muoverci? Possiamo? Grazie mille! Wow, quanto è statico! No, no, già questo non mi piace. Sono il tuo zaino e il tuo cappello. Per adesso non ti servono. Mamma mia, com'è innaturale queste... No, già non mi piace. Ma che dico? Ah... E comunque, piccola cosa, ma impara a guidare o a volare, come dire. Dove devo andare? Seguiamo Squovet? No. Da chi devo andare? Buongiorno, Dreamer. Oh... Ma ti sei già messo l'uniforme? D'altronde, oggi è il tuo primo giorno nella nuova scuola. Pensa che nemmeno io sto più nella pelle. Ma mi sa che dovremmo avere un altro po' di pazienza, tesoro. La scuola mi ha chiamato per dirti di aspettare ancora un po'. Quale scuola dice una cosa del genere, genitrice? Pare che non sia ancora arrivata una cosa importantissima per le nuove matricole come te. Ok? Ah, deve essere quello che aspettavamo. Va un po' a vedere, Dreamer. Ora, prima di fare qualsiasi altra cosa, ok, opzioni. Intanto, testo... No, no, lo lasciamo normale. Però l'autosalvataggio, dov'è? Invio... Automatic box? No. Dai soprannomi? Sì. Ok, questa aspettiamo. No. Visualizzazione soprannomi? Sì. Saltare filmati? No. Musica? Ok. Funzione recupero? Ok, queste le vedremo più in là. Vibrazione del controller? Sì, per il momento. Vai. Sì. Grazie mille. No. Più... Ok, più non serve a niente per ora. Devo andare qua? No, questa è la porta sull'orto. Ok. Posso muovere? Posso correre? No. Oh. È permesso? Cioè, quante Premier Ball hai, scusa? Oh, mi faccia indovinare. Lei è il nostro... Lei è il nuovo allievo Dreamer. Dico bene? Le chiedo scusa per il ritardo. So che non vede l'ora di immatricolarsi nella nostra accademia. Ah, ma che sbadato. Non mi sono ancora presentato. Io sono Clavel, il preside dell'Accademia Uva. Oh, signor preside, non c'era bisogno di venire di persona. Sono responsabile dell'intera accademia, e ciò significa che devo farmi carico di ogni errore. Comunque, ecco qui i documenti necessari per l'immatricolazione, nonché una spiegazione sulle varie strutture del nostro istituto. La ringrazio, ma davvero non c'era bisogno? Beh, visto che oramai è qui, posso offrirle una bella tazza di tè? Ma no, non si scomodi. Dreamer, la mamma ha un paio di cose da ha un paio di cose da discutere con il preside. Tu vai pure in camera tua e preparati per la scuola. Mi raccomando, non dimenticare lo zaino e il cappello, va bene? Su via, signor preside, insisto. In tal caso, non vedo come potrei rifiutare tanta gentilezza. Mamma? Mi sta impedendo di uscire di casa? Cioè, mamma mia! Cioè, io voglio uscire! Fammi uscire! Non voglio andare a scuola! Ah, ho un intero open world da vedere e fare! Cioè, mamma mia! Vuoi prendere lo zaino e il... E metterti il cappello? No, guarda!
Premi X, ok, per aprire il menu e salva per salvare, non l'avrei mai detto. La guida avventura si trova nella tua borsa, tra gli... Ok. Prima cosa da cambiare quando avrò la possibilità di cambiarla, il cappello. Oh mamma mia quanto è brutto. Allora, borsa, vediamo un attimino com'è impostata. Ok, easy. Ok, la guida, posso premerla? Ah, letteralmente... Cosa sono quei cosi là sopra? CL... Ok. Va bene. Però un po'... un po' sterile il menu. Vabbè. Oh, ora sì che sei... Ora sì che sei pronto per il tuo primo giorno di... Per il tuo primo giorno. Concordo, un aspetto distinto, distinto, degno di un nuovo studente del nostro illustre istituto. Ah, ma che sbadato, oggi non è giornata. Quasi dimenticavo di dirle la cosa più importante. Ma temo di non poterla consegnare qui. Seguitemi, andiamo un attimo fuori. La cosa più importante? Chissà di che si tratta. Usciamo, dai. Oh, finalmente, no? Venite fuori, miei cari Pokémon! Il regolamento vuole che tu... No, che tutti i nuovi studenti ricevano un Pokémon. E ora è arrivato il suo momento. Scelga dunque quale tra questi tre Pokémon vorrebbe avere come compagno. Sprigatito, il Pokémon erbagatto. Fuecoco, il Pokémon fuocodrillo. Quaxly, il Pokémon anatroccolo. Sono tutti e tre Pokémon davvero affettuosi, non affascinanti. Non si separano mai da te. Ma se li ho appena visti. Ok. Ho letto dopo da me, vabbè. Oh, che sorpresa. Pare che siano più interessati a lei che a questo vecchio preside, eh? Sono molto curioso di sapere quale sarà la sua scelta. Ma per il momento devo andare. Un'altra studentessa mi attende. Io sarò in quella casa laggiù. Ci pensi bene, e quando avrà fatto la sua scelta, venga a riferirmelo. E adesso vogliate scusarmi. I miei omaggi, signora. Non ho mai incontrato una persona così educata come il tuo preside. Che modi raffinati! E questi Pokémon sono tutti e tre dei tesori. Come si fa a sceglierne uno solo? Dato che il preside è stato così gentile da darti un po' di tempo, che ne dici di farti una bella passeggiata con loro per conoscerli meglio? Vedrai, è il metodo migliore per saperne di più su di loro. Ah, prima che tu vada, tieni, eccoti un piccolo regalo per festeggiare il tuo primo giorno. Portalo con te quando vai in giro, d'accordo? Smart Rotom, uno smartphone di ultima generazione al cui interno vive un Pokémon chiamato Rotom. È pieno di app utili. È uno smartphone nuovo di zecca. Vediamo cosa dice il manuale di istruzioni. Se ti perdi, premi Y. Ma pensa, oggigiorno gli smartphone hanno persino una mappa. Mica male!
Ora vai, su! Buona passeggiata! Ok, devo calmarmi, ma veramente tanto! Raggiungi la casa di fronte, ok. Allora, Fuecoco, mamma mia che kawaii. Sprigatito. Carino. Quaxi. No, Quaxi. Devo vedere Quaxi. Oh, ma solo Sbrigatito. Quaxi non lo nota. No, non nota Quaxi. Ah, eccolo. Mamma mia, qua... Cioè, quante volte su coso? Ok, ok, molto meglio. Ma se premo Y... Ok, Smart Rotom. Lo Smart Rotom è in pratica... È una praticissima invenzione usata da molte persone in tutta Paldea. Aggiungendo... Ok. Ok, posso vedere, va bene. Muovendo lo stick destro della mappa potrei... Ok. Ok. Con il volo taxi puoi tornare immediatamente in alcuni dei luoghi già visitati, contrassegnati dal simbolo di piuma. Ok. Va bene. Posso... Oh! Ok, oh, mamma mia, ho già paura. Questo... Non dico niente. Comunque di là... Ah, questa... Ma questa è una reggia. Cioè, mamma mia. Cioè, dal video non sembrava così. Che c'è? Ok, niente. Allora, comunque... cercherò di fare il video il prima possibile, cioè di editarlo. Che fai, Quaxi? Non Fuecoco! Voglio parlare con Quaxi! Mamma mia, però il lag... Cioè, l'acqua è veramente... Wow! Mamma mia! Comunque, dicevo, cercherò di fare... Cioè, di registrare... E di editare il video più veloce possibile. Se non ci riesco, perdonatemi. Cioè, mi fai camminare tutto il tempo e ora mi fai correre? Oh, che gioia. La tecnologia. La tecnologia è incredibile. Connettendosi con gli amici, è possibile partire all'avventura insieme ad altre 3 persone. Ok. Allora, arriviamo, ho visto già una cosa non mi è piaciuta. Allora, casa. Sei tu l'allenatore di questi 3 Pokémon? Oh no, non proprio. Dreamer non ha ancora deciso quale Pokémon scegliere. Mi chiedo quale sarà il suo primo Pokémon. Beh, ciao! Sei nuovo di queste parti? È arrivato più in fretta di quanto pensassi. Bene. Signor Preside, ma quindi questo ragazzo è... Esatto, lui è Dreamer, un nuovo studente dell'Accademia.
Allora ci avevo azzeccato. Ti sei appena trasferito vicino a casa mia, vero? Non vedevo l'ora di conoscerti di persona. Piacere. Piacere allora. Io sono Nemi. Di solito sto al dormitorio, ma siamo comunque vicini di casa. Ti va di diventare amici? No. Te va bene. Bravo, così si fa. Sento già che saremo amici per la pelle. Nemi è la rappresentante degli studenti, nonché un'abilissima allenatrice di rango campione. Io vado matta per le lotte. Anzi, ho un'idea. Facciamone una subito. Non perdiamo la calma. No, non perdiamo la calma. Presto sarete compagni di classe. Avrete tutto il tempo per... Avrete tutto il tempo che volete per lottare e... Per lottare e per conoscervi meglio, naturalmente. Eh? Saremo nella stessa classe? Forte! Allora sì che potremo lottare quanto ci pare. Ci ho detto, caro Dreamer. Ha scelto quale Pokémon diventerà il suo primo compagno? Sì! Ciao, sbrigatito! Questo è Sbrigatito, un Pokémon di tipo erba. Riesce ad adoperare la forza delle piante per assorbire grandi quantità di acqua. Vuole quindi scegliere Sbrigatito, il Pokémon di tipo erba? Sì! Hai scelto Sbrigatito! Vuoi dare un soprannome a Sbrigatito? Ma sì! Felix, per il momento. Sembra proprio che Sbrigatito si sia affezionato a lei, mio caro ragazzo. Questo è il suo primo Pokémon, pertanto mi auguro che se ne prenderà particolare cura. Beh, ora basta metterlo in una Pokéball per farlo riposare. Non ci posso credere, Dreamer. Quindi hai scelto Sbrigatito, eh? Beh, secondo me è la scelta perfetta. State super bene assieme. Signor Clavel, posso scegliere anch'io uno di questi Pokémon? Non ne ha ricevuto uno quando è entrata a far parte della nostra accademia? In realtà no. Avevo già altri Pokémon di cui mi stavo prendendo cura. Ma adesso vorrei allenare un Pokémon tutto nuovo, in modo da ripartire da zero assieme a Dreamer. Mi sembra un'idea eccellente. Penso che le farebbe bene mettersi nei panni di chi ha appena iniziato come Dreamer. Evviva! E vai! Dreamer ha scelto Sbrigatito, quindi io sceglierò lui. Vedrai, Quaxly. Ci divertiremo un mondo io e te. E anche questa è fatta. Ora che abbiamo entrambi scelto un Pokémon, non ci resta che lottare. Ti aspetto giù alla spiaggia, ok? Appena sei pronto, raggiungimi lì. Forse la passione della nostra Nemi per le lotte è un po' troppo ardente. E allora prendi fuori... Cioè, vabbè. Ma le consiglio di affrontarla. Sarebbe un ottimo modo per approfondire il legame con il suo nuovo Pokémon.
Ok, devo dire che questa cosa di caricamento che fa taglio, buio e cioè questo passaggio di immagine è un po' noioso, dà un po' fastidio. Allora, andiamo, qua si può... No, ok, pensavo si può scuotere per avere robe. Lì vedo robe però... Spray, okay, cioè spray, pozione. Ok, lagga un pochino, ovviamente, ma devo dire non mi piace per il momento questa cosa. Cioè, almeno inclinati un po'. Da queste parti c'è qualcosa? Sì, mamma mia. Comunque, Pokéball, ok. Comunque, dicevo, non so se fare come Pokémon Arceus, ovvero registrare tantissimo. Sì, ho capito, Nemi. Registrare tantissimo e poi dividere gli episodi. Cioè, dividere l'episodio in tanti episodi. Non so se farlo. Con un Pokémon al proprio fianco, tutti possono essere allenatori. E si sa, il compito di tutti gli allenatori è quello di lottare assieme ai propri Pokémon, in modo da farli diventare sempre più forti. Allora, Dreamer, sei pronto a lottare? Certo. E vai, ci siamo. Non stavo più nella pelle. Vediamo chi manderò in campo stavolta. Mia giovane Nemi. Mi raccomando, non si dimentichi che per Dreamer questa è la prima lotta. Ha ragione, che sbadata. Stavo per tirare fuori la mia solita squadra, ma... Mi sa che sceglierò un altro Pokémon. Il piccoletto di prima, magari. Che ti sei già dimenticata il nome. Genio. Dreamer, spero che sarà una lotta fruttuosa. Parte la sfida di Nemi, allenatrice! Questa è la tua prima lotta Pokémon. Goditela, mi raccomando! Ok, allora, cosa possiamo fare? Graffio, va bene. Colpo coda, utile. E fogliame. Colpo coda. Pistolacqua. Ok. Posso... No, non posso cambiare la camera, ok. Fogliame. Ah, quasi one shot. Il tuo tipo erba è forte contro il tipo acqua. Bravo, vedo che ne sai qualcosa. Vai, Felix, graffio! Ah, carino il coso del level up. Wow, te la cavi bene.